ci sono degli artisti strutturati che hanno le spalle forti per comunque affrontare un cambiamento. Lui si viene dal niente, io facevo il magazziniere, lui lavorava in banca, lui le rapinava e Masini fuori stava, io ho conosciuto lì. Per cui si viene da quell'estrazione sociale dalla quale viene anche Nuti. Certi cambiamenti importanti, forti, c'è chi riesce a circoscriverli come una cosa bella e chi viene un pochino travolto. Francesco ha quel tipo di sensibilità che sicuramente certi successi troppo importanti ci ha pensato un pochino troppo. Quando si rimaneva da soli a casa sua e si chiacchierava, io capivo che c'avevo questo atteggiamento di grande sportività e lui sicuramente, perché amava profondamente il suo lavoro, ci credeva un pochino troppo. Per cui anche certi percorsi della sua vita che sono stati sicuramente difficoltosi, anche questo brutto incidente che gli è successo, fa parte anche, è scaturito da questo tipo di atteggiamento che aveva lui nei confronti della vita, profondo, ma spesso anche doloroso. Bisognerebbe essere un po' bischeri, come diceva la mia nonna, e stare un pochino più in superficie, perché sotto sotto invece c'è sicuramente più il dramma e meno la luce.